Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, proseguiamo il montaggio della Shelby Cobra con il pacco numero 10 che contiene altri 9 numeri della nostra bellissima macchina e ci permetterà di completare ad esempio l'altro sportello e inizieremo a montare il parabrezza frontale con i parasole e andremo a lavorare sul radiatore. Quindi diciamo che non so quanto tempo ci metterò per montare tutta questa roba, quindi iniziamo immediatamente il montaggio. Con il numero 74 andrò ovviamente molto più veloce perché si tratta di una fase già vista. Abbiamo la parte dove andiamo a creare il meccanismo qui sullo sportello e dove dobbiamo andare a mettere questa micromolla veramente minuscola nel pezzettino dove abbiamo dove l'abbiamo già messa la volta scorsa, nella speranza che anche questa volta si confermo, anche questa volta il pezzo entra, la molla si incastra perfettamente su questo pezzo, quindi diciamo che in teoria anche qui non dovremmo avere problemi nel farcela scappare via. Ma insomma, non cantiamo vittoria prima di averla messa, quindi andiamo a posizionare questo pezzetto e lo montiamo nel modo in cui abbiamo fatto la volta scorsa. Quindi adesso io proseguo questo montaggio e vi aggiorno appena ho completato. Se non avete visto questo, lo trovate completo nel video precedente. Quindi semplicemente poi quando abbiamo completato di montarlo lo andiamo a mettere qua a pressione. Vi ricordo di non stringere troppo la vite, altrimenti poi il meccanismo non funziona. Allora, molto rapidamente andiamo a mettere anche la cerniera, che in questo caso va sempre messa in questo modo. La andiamo ad avvitare con le viti in dotazione OP02 e chiudiamo il pezzo con questa copertura, esattamente come abbiamo fatto nel video precedente. E quindi, come vedete, questo è lo sportello completo. Poi andiamo ad aprire il numero 75 e in questo caso dobbiamo semplicemente aprire il numero perché non c'è da fare niente. Qui abbiamo di base il frame del vetro che però riceviamo nei numeri successivi, quindi fondamentalmente andiamo direttamente al numero 76 che contiene delle parti laterali del vetro da montare qui e il primo parasole. Allora lo andiamo a prendere, adesso vediamo come funziona fondamentalmente, se sono cose ad incastro oppure no. Le dobbiamo un attimo studiare facendo attenzione quando rimuoviamo il pezzo dalla plastica, perché se lo maneggiamo male lo possiamo danneggiare, molto semplicemente spezzare, perché mi sembrano pezzi piuttosto delicati. Allora vediamo un pochino. Perfetto, allora diciamo che innanzitutto bisogna capire su quale lato bisogna operare e mi sembra ok, dobbiamo lavorare qua, quindi fondamentalmente ho capito, dobbiamo semplicemente allargare un pochino questi braccetti, diciamo, chiamiamoli così, e farli agganciare qua su dei piccoli pernetti laterali che sono su questa struttura. Quindi bisogna capire come agire perché non vorrei danneggiarli. Allora io procedo come indicato nelle istruzioni allargando questi pin un pochino con una pinzetta. Vediamo un pochino se così basta. Sì, mi sembrerebbe di sì. Dopodiché possiamo fare l'operazione inversa, ovvero andare a restringerli. Vediamo un pochino, no, quello sotto è troppo, ancora troppo stretto, quindi lo allarghiamo un po' così. Ok, forse ci siamo, però decisamente è un sistema che non mi fa impazzire. Avrei preferito decisamente due vitarelle, perché diciamo così si va a stringere ma
non so quanto poi rimanga fermo in posizione questo pezzo. Noi lo andiamo a restringere con la pinzetta e abbiamo questo movimento, però non mi convince al 100%. Stessa identica cosa vale per questo parasole, quindi andiamo ad allargare delicatamente queste pinzette, diciamo, chiamiamole così, e le andiamo poi a restringere in posizione. Vedete che con la pinzetta io sto lavorando piuttosto facilmente, piuttosto veloce, però ribadisco il concetto che poi non so quanto stabile sia una cosa del genere. Infatti non è che poi rimane su in posizione, diciamo, questo è un pezzo messo così che boh, non mi fa impazzire. Avrei decisamente preferito delle viti. Apriamo il numero 78, che contiene il vetro, che ovviamente non è di vetro ma è di plastica, e andiamo a vedere come si monta. Allora, questo è il vetro della nostra shell di Cobra, che va montato su questi due punti. Allora, innanzitutto tiriamo su questi parasole e andiamo a vedere di inserire il vetro qua e qua. Vedete che, diciamo, è piuttosto preciso. Allora, ho messo il primo punto qua e poi il secondo lo vado a spingere dentro da questo lato, e combacia tutto piuttosto facilmente, facendoci completare, diciamo, subito questa parte. Vedete che bello, super pulito e super rapido. Prima di aprire il numero 79 vi faccio vedere, ovviamente avevo messo i parasole al contrario, è normale che vanno messi in maniera tale da farli richiudere poi sul vetro, no? Quindi vanno messi in questo modo, con le cerniere nella parte interna e quindi non verso gli eventuali passeggeri. Come vedete però sono decisamente morbidi, quindi poi decidete voi come gestire questa cosa. Io sicuramente li incollerò in qualche modo, o meglio non incollati fissi, ma con qualche tipo di materiale che ne blocca un po', ne vincola un pochino il movimento. Allora, proseguiamo con questi numeri, questi pezzi, diciamo, del numero 79. Poi ci dovrebbero essere anche delle viti qui dentro, ma non le vedo. Vediamo se sono finite. Eccole qua, stanno qua. E andiamo a costruire questa prima parte del radiatore. Allora, andiamo a mettere ovviamente la prima griglia all'interno. Qui dobbiamo capire un attimo com'è il verso. Ecco, la mettiamo fuori in realtà, non dentro. Quindi così, ecco, lo blocchiamo in questo modo. E andiamo a mettere due viti qua e qua, quindi le tiriamo fuori. Sono delle viti molto piccole, quindi fate attenzione a non farle schizzare via da qualche parte, e fortunatamente secondo me queste nella plastica entrano molto facilmente, anche se bisogna chiaramente trovare il foro. Allora, diciamo che non mi pare che, in realtà forse ho parlato troppo presto, no vabbè, stanno entrando, diciamo che, ecco, bisogna trovare chiaramente subito sotto la corrispondenza, il foro deve essere aperto bene e poi si può mettere la vite. Allora, andiamo a verificare se anche questa entra. Perfetto, vediamo un pochino. No, è che è talmente minuscola che non trovo il buchetto. Allora, andiamo a... Poi diciamo che il cacciavite lungo non aiuta, bisogna anche aiutarsi con una punta più piccola, con un cacciavite più corto che è più gestibile. Io poi non ci vedo più, sono anziano, niente, cambio cacciavite, lo prendo corto perché forse è più gestibile. Vediamo se con questo riesco a inserirla, niente, ho montato una cosa incredibile e adesso mi blocco su una vite maledetta. Vabbè. Scherzi a parte, ok, adesso forse è entrata. Andiamo ad avvitare questa vitarella che ci sta facendo decisamente penare perché non ne vuole sapere. Forse sotto non c'è il buco, e no, ho capito il motivo, non è aperto proprio il foro, quindi lo dobbiamo un pochino lavorare a mano e poi la vado a mettere
In realtà sono rimbambito perché stavo cercando di mettere la vite in un punto dove non c'è proprio il buco, diciamo, ecco perché non era aperto bene, perché lì c'è il perno dove si incastra, diciamo, la griglia, la vite è da mettere sopra, nell'angolo di sopra. Infatti adesso qua dovrei essere in grado di metterla, perfetto, vedete? E niente, diciamo che questo nero su nero non aiuta e mi ero proprio confuso, quindi stavo cercando di metterla in un punto dove era proprio sbagliato. Detto ciò, prendiamo questo pezzo qui e facciamo di base la stessa cosa internamente qua, dove dobbiamo andare a mettere allora, prima abbiamo poggiato questa, poi prendiamo l'altra griglia e andiamo a piegare i puntini laterali, li mettiamo in questo modo, vediamo se io sto facendo bene, lo sto facendo in diretta praticamente, e voglio andare a poggiare questa struttura che ho appena creato dall'altro lato. Quindi allora vediamo, quella di prima l'abbiamo inserita così nella parte di dentro e questa qui che abbiamo appena fatto la andiamo a mettere nella parte di fuori, quindi vedete che questi perni che noi abbiamo, questi puntini di metallo che abbiamo piegato a mano, li andiamo ad inserire qua nei punti, allora nei punti aperti. Allora adesso io cerco di farlo, abbiamo sempre questo problema del nero, nero su nero, che è veramente un casino da vedere, però si fa, vedete, l'ho inserito in posizione e quando è entrato tutto ovviamente ripieghiamo su se stessi questi puntini, così da creare una struttura di questo tipo, e così terminiamo questo numero. Allora, con il numero 80 andiamo avanti con il montaggio del nostro radiatore, vediamo se ci sono altre cose che ci faranno impazzire e verifichiamo subito. Allora, dobbiamo prendere questo pezzo, vediamo un attimo qual è quello nuovo. Allora, fondamentalmente questo qui è quello vecchio e questo è quello nuovo, quindi dobbiamo metterlo ovviamente in questo modo. Allora, una volta che è stato posizionato in questo modo, lo possiamo andare a chiudere con le viti OP08. Andiamo a vedere quali sono. Se sono queste qua, ne dobbiamo usare due e possiamo metterle, diciamo, con una pressione già definitiva, perché tanto questo pezzo difficilmente lo toccheremo più. Allora andiamo a verificare adesso dove sta un taglio laterale. Allora, sta, diciamo, dovremmo trovare un'apertura laterale che però io non sto... Ah, eccola qua, perfetto, eccola qui. In questa fessura laterale dobbiamo tener conto, diciamo, che questa è la parte, credo, di sotto. Allora, adesso andiamo a prendere l'altra griglia che ci è stata fornita e anche in questo caso la andiamo ad avvitare. Adesso però i due punti vite, che sono con le viti OP016, dovrebbero essere entrambe di sotto. Andiamo a vedere, perché questa volta non voglio fare la figura del fesso, vediamo un pochino. Sì, questa entra subito, perfetto, e dovremmo metterne un'altra da questo altro lato completando lo stage. Allora vediamo se questa entra. Vediamo, sì, forse sì, no, invece no. Allora, diciamo che queste viti minuscole mi fanno sempre... Allora no, anche qui è sopra, vedete, anche qui stavo commettendo lo stesso errore, però memore della volta precedente, vado diretto nella parte superiore. Quindi diciamo, questa è parte del radiatore e abbiamo completato anche questo numero. Apriamo il numero 81 e cominciamo a montare le ventole. Sapete che ogni radiatore ha le sue ventole, quindi allora prendiamo innanzitutto questo pezzo che mettiamo così e ci andiamo a inserire la parte che abbiamo montato nei numeri precedenti, ovvero questa. Inserito in questo modo, diciamo, nella parte di dietro si deve vedere così. Allora, il numero 81 si completa in questo modo.
e con il numero 82, che è l'ultimo di questo pacco, dovremmo assemblare questi pezzi. Ovviamente diciamo che questo pacco ci lascia un pochino a bocca asciutta, perché di fatto non completiamo nulla se non semplicemente questa parte del radiatore. Però per arrivare poi a montare tutti i pezzi dobbiamo aspettare il numero successivo, il pacco successivo. Allora, intanto montiamo questi pezzi e li andiamo a mettere con le ventole. Quindi da una parte ci mettiamo questo pezzo nero e nella parte di sotto ci mettiamo la ventola. Poi dobbiamo avvitare con le viti. Allora, andiamo a vedere esattamente come va. Perfetto, con le viti OP010. Però a questo punto devo smontare tutto, perché per avvitare bisogna già avere la vite pronta, perché sennò diciamo non si regge in posizione. Quindi carichiamo il nostro cacciavite come se fosse una pistola, andiamo a rimettere prima il pezzo nero, poi sopra ci mettiamo la ventola, vediamo così, e andiamo ad avvitare, vediamo se entra. Dovrebbe perlomeno entrare. Sì, è entrata, sento che stringe parecchio, quindi ok, questa è la prima ventola. E andiamo a rifare la stessa cosa anche sull'altro lato. In questo caso mi preparo già prima la vite, quindi prendiamo questo, lo inseriamo in questo modo qui, ci mettiamo la ventola sopra e andiamo ad avvitare. Vediamo un pochetto, sì, anche in questo caso entra senza problemi e possiamo procedere. A pressione poi andiamo a mettere questa struttura laterale qui, lo inseriamo in questo modo, vedete, quindi si completa in questo modo qui, e diciamo che non c'è altro da fare in questo pacco, perché per terminare tutta questa struttura dobbiamo aspettare il pacco successivo. Diciamo che questo numero è un pochino scarno, questo pacco fondamentalmente ci ha fatto costruire diverse cose che però ci sono rimaste tutte in mano, quindi dobbiamo attendere il prossimo pacco per completare e unire tutte queste cose. Diciamo che nel pacco 11, nel prossimo, riceveremo il frame intero della macchina, quindi sicuramente i nostri occhi saranno ripagati e contenti di vedere valorizzata tutta la nostra fatica. Detto ciò, vi chiedo il solito pollice in su se vi è piaciuto questo video e mi raccomando, iscrivetevi al canale così non vi perdete il prossimo e penultimo video di montaggio della nostra Shelby Cobra. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!